Domenica 24 luglio si è tenuta la consueta processione della Madonna del Carmine a Mercato Cilento. Siamo arrivati in fiera stu mondo, vieni Maria, vieni ci incontra. Tantissima la fede che spinge diversi fedeli, donne e uomini, a percorrere diversi chilometri a piedi, alcuni anche scalzi, portando con sé le tipiche cente. Questa è una devozione a questa Madonna da quando ero piccola, che mia mamma era sempre malata e fece questo voto a questa Madonna e portava questa cenda a piedi da Prignano, Cilento, e veniamo tutti gli anni e da allora tutti gli anni siamo qua. Loro fanno un sacrificio enorme per venire qui, partono mi sembra verso le 5 di mattina e quindi loro fanno un grandissimo sacrificio per venire qui e dare il voto per la Madonna del Carmine. Io sono 4 anni che sto partecipando con queste persone di Prignano che sono veramente stupende e veniamo sempre con devozione alla Madonna del Carmine, sperando che ci assolve, ci ritroviamo anche l'anno prossimo qui, tutti insieme. Alcune persone lo fanno per voto, però io per esempio non la faccio per voto, la faccio per devozione alla Madonna che fa sta bene a me, alla famiglia e a tutto il mondo e che ci sia la pace nel mondo, ecco questo. Particolari atti di fede, abbiamo visto delle donne, degli uomini scalzi percorrere diversi chilometri con le cente in testa e poi qui nella chiesa percorrere la navata centrale in ginocchio. Beh, è una devozione molto popolare quando si vuole ottenere delle grazie. Per ottenere una grazia uno deve fare un atto di fede e di penitenza. E camminare in ginocchio nella chiesa è proprio un atto di umiltà e di penitenza. Camminare scalzo è la stessa cosa. Non si sente neanche il peso dell'andare scalzi, della lunghezza, perché tutto poi viene dato in fede alla Madonna. Quando uno è devoto alla Madonna si supera anche questo perché ci aiuta, cioè ci sostiene, ci dà la forza di andare avanti. Cosa che abbiamo notato è che in molti sono a piedi scalzi. Sì, perché è un voto molto forte che si dà a questa Madonna e ci veniamo scalzi, ci veniamo pure sotto il sole, è a mezzogiorno che si fa la processione, ed è molto, però la facciamo... Per noi è una passeggiata. Siamo arrivati qua tutti tranquilli, nessuno è stanco, nessuno. Io sono tanti anni che vengo a questa Madonna, perché la Madonna del Carmine è tanto miracolosa che nessuno l'aveva l'idea. Qui c'è stato il nostro padre fondatore, il Beato Giustino Rossolillo, che mentre stava qui la Madonna, a nome della Madonna, si compivano molte guarigioni e in particolare durante l'ultima guerra mondiale le mamme che tenevano i figli in guerra venivano qui e Don Giustino gli diceva di pregare la Madonna del Carmine e dopo Don Giustino gli diceva dove stavano i figli, se erano vivi, se erano morti e quando arrivavano. Una processione molto sentita perché è un culto che le cui origini risalgono almeno ad un secolo per quanto riguarda la processione, perché per quello che sappiamo da fondi certo, da quando c'era Don Giustino c'è sempre stata questa processione. Già da prima della seconda guerra mondiale Don Giustino teneva qui la comunità, ma durante la seconda guerra mondiale Don Giustino si è fermato proprio qui in questo posto con tutti i giovani seminaristi e il centro di tutta la devozione era la Vergine Immacolata del Monte Carmelo e fu in quel periodo che normalmente tutti i paesetti dintorni si rivolgevano qui alla Madonna del Carmine per ricevere grazie e benedizioni. È molto sentita dalla gente del posto che nonostante il caldo di queste ore partecipa a questa processione e dalla gente che viene da fuori. Infatti la tradizione delle cende è una tradizione che vi è soltanto per questa processione nel comune di Perdifumo e le persone vengono a piedi dai paesi vicini e vengono poi ad onorare la Madonna del Carmine e poi perché è legata anche ad una fiera molto molto importante, questa fiera che
diciamo ha origini lontanissime e che si rifà un poco anche alla cultura di questa frazione, mercato, un luogo del baratto, e che in questo periodo particolare è legato anche alla vendita della cipolla, un prodotto tipico del posto, della frazione vicina di Vatolla, e la gente si ricava qui proprio per acquistare questo prodotto. Sono venute tantissime persone anche quest'anno ed è stata una grandissima festa, bellissima.